Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Passione Surf Casting. Buongiorno perché? Perché fra un poco farà luce. Siamo venuti a buio perché in questa spiaggia spesso le orate ci fanno lo scherzetto, invece di mangiare a giorno mangiano a buio. Siamo con Vincenzo Palmeri, il nostro carissimo amico che quasi sempre cammina e assieme a noi, Riccardo Miserendino. Salve. E oggi il titolo della puntata è Orata da record. Il record conosciuto di questa spiaggia dei pesca sportivi è di circa 4,2 kg. Questo record è stato battuto. Siamo a Torre del Lauro, esattamente, che si trova tra Caronia alla nostra sinistra e Acque Dolci alla nostra destra. Siamo esattamente nel mezzo. Spiaggia ormai famosa per le orate, quindi scopriremo alla fine della puntata perché questo record è stato battuto. Qui abbiamo colui che ha battuto il record, Vincenzo, ma speriamo di superarlo questo record. Di superarlo comunque, quantomeno, perché il filmato che andrà in onda non è una cattura che stiamo facendo, che è stata fatta o che faremo in questo momento. È una cattura fatta circa una settimana fa. Sì. Esattamente 8 giorni fa. Chiaramente questa puntata sarà esclusivamente dedicata solo alla pesca delle orate. Insieme a Riccardo e chiaramente Vincenzo parleremo di un po', sì, insomma, come scopriremo quali sono i nostri segreti per la pesca delle orate, specialmente queste orate di grosse dimensioni, e vedremo se riusciremo finalmente a fare qualche bella cattura in queste ore che passate qui in questa spiaggia. A dopo, ragazzi. A dopo. Ma che è successo, Ricky? Niente, ha avuto una bella mangiata, ma ah, ecco. Niente, era un pesciolino, un saraghetto. Un sarago. Yes. Un saraghetto sul bibi, ci ha fatto venire l'infarto. Credevamo che fosse un orato. Vabbè. Siamo arrivati alle 3 stamattina. Abbiamo anticipato perché alcune volte è successo che hanno mangiato di notte le orate, però oggi no. Oggi questa è quella famosa spiaggia che nel video che abbiamo fatto 2 anni fa prese l'orata salvo. L'avevo presa anche io un'orata la mattina, però poi a buio salvo, ancora più grossa di quella mia, salvo. Ve lo ricordate il combattimento di salvo? Ho notato che il bibi dura veramente poco in acqua. Sì. Quindi, però non credo che siano granchi che mangiano. Saranno pulci di mare, vongolette, non lo so. Comunque sparisce. Quindi optiamo per l'innesco dei granchietti. Abbastanza, questi sono granchietti che potete trovare anche nei negozi, sono granchi di laguna e funzionano veramente bene. Attenti ai morsetti che danno, non danno più che altro fastidio, non si muore. Prendo il nostro amo a becco d'aquila, ora ne parliamo. Lo inserisco sulla parte dove avevo tolto la zampetta. Giro in questa maniera, dopodiché gli do dei colpi di filo elastico sulla parte posteriore, vedete?
non centrale, perché se io metto l'elastico sulla parte centrale, qui c'ha la bocca, dov'è che lui neanche respira comunque, e ci muore subito. In questa maniera rimane vivo di più. Ci sono diversi tipi di inneschi del granchio, però trattandosi, ripeto, di una spiaggia molto antipatica, che alcune volte dai la botta del lancio e ti parte il granchio, così siete sicuri che il granchio non vi volerà mai. E comunque lui si finge morto, ma non è morto, vedete. Con che ami e che braccioli stai pescando? Perché io in questo caso sto usando uno 030, il Max Plus. È un nylon, però veramente di ottima qualità, e sto usando lo Shinken, l'1.0 in questo caso. Tu cosa usi normalmente? Io sto usando il Soft Plus della misura dello 0.30 con degli ami leggermente più grossi, questi delle Hisashi, perché sto innescando dei granchi un po' più grossetti. Ho capito. E ho messo il doppio amo. Faccio un innesco un po' differente, che con due ami. Vabbè, questo lo vedremo dopo allora. Io opto sempre per il monoamo, un amo solo. La lunghezza del terminale è di circa 1,5 metri. Non ci allunghiamo di più, ripeto, perché siamo in un posto molto scomodo. E la misura del terminale, mi sembra che l'ho detto, comunque lo ricordo, è lo 0,30, perché qui le orate non sono piccole. Il calamento che stiamo utilizzando è il mini trave. Si potrebbe pure optare per la pesca all'orata, sempre con terminali abbastanza lunghi, uno short rovesciato. I primi 20-30 metri ci sono sassi. Quando usiamo lo short rovesciato, il pesce tende a dare la testata verso il basso, è facile che il piombo si incagli. Col mini trave avviene l'effetto opposto, perché il pesce tira verso il basso, con la trazione che facciamo noi con la canna il piombo si solleva, quindi è impossibile incagliare. Allora, qui le orate, il pascolo delle orate è sulla lunga distanza, quindi siamo costretti a lanciare almeno oltre gli 80-100 metri, e come vedete lì, essendo un po' scomodo appoggiare il piombo su queste pietre, viene davvero difficile lanciare. Riccardo, facci vedere questo innesco col doppio amo. Allora, sì, io usando dei granchetti un po' più grandetti, allora preferisco usare il doppio amo. Ci sono due ami in serie, naturalmente. Il primo amo l'abbiamo infilato dove c'erano le ultime due zampette, la parte posteriore del granchio. L'altro amo lo mettiamo all'inizio della seconda zampetta, lo facciamo entrare. Questi granchi hanno il carapace abbastanza duro. Eh sì, però questi ami sono buoni, quindi naturalmente, avendo il doppio amo così, io il filo elastico lo metto dal lato dove c'è l'altro amo, centrale. Esatto. Quando si va a lanciare, naturalmente la pressione viene fatta su un amo solamente, certo. E il granchio rimane perfettamente vivo e si muove benissimo. Questo soprattutto per i granchi un po' più grossi. Sì, ha una maggiore tenuta. Per i granchi piccolini preferisco io monoamo, quello che avevo fatto vedere poco. Però questo si spera sempre nell'orata big. Siamo qui per questo. All'inizio abbiamo parlato di un record, mi riferisco ai pescatori sportivi, che è fatto su questa spiaggia, che è di 4,2 kg. Vincenzo ha battuto il record, non vi dico di quanto,
Il tuo record, il record in questa spiaggia quanto è stato come peso? Ma io in questa spiaggia ho preso parecchie orate, ma la più grossa sarà stata da 3,7 kg, 3,8 kg. Non mi sono mai avvicinato ai 4 kg, ho superato i 4 kg. Comunque un bel pesce. Sì, già orate da 3 kg, 3 kg e mezzo. Un bel pesce. Ci accontentiamo, va dai. Va bene, va bene, va bene. Tripode, un accessorio importantissimo che un surfista deve obbligatoriamente avere, sia ovviamente per usarlo sulle spiagge, ma torna utilissimo in queste zone dove ci sono tante pietre. E vi posso assicurare che piantare un paletto su queste pietre è veramente difficile. Con un tripode in un attimo siete piazzati. Questo è il tripode della Trabucco, l'XTR Surf Tripod T2 Evo. Molto leggero, realizzato in alluminio, telescopico, quindi nella sua massima estensione arriva fino a 2 metri, quindi abbastanza alto. Modulabile, più che telescopico, quindi si chiude, diventa così piccolino da poter tenere tranquillamente dentro i nostri portacanni. La pesca all'orata è una pesca, non è una pesca dinamica, è una pesca statica. Spesso ci si annoia, tra virgolette, perché bisogna stare lì in attesa che appunto passi qualche bella orata. Il controllo delle esche è un'ora, un'ora e mezza, due ore, tutto dipende appunto se c'è mangianza o meno. In questo caso abbiamo un po' di mangianza varia, e quindi le esche vanno cambiate un po' più spesso, vanno controllate un po' più spesso. Però portatevi sempre qualche granchietto, perché in questi casi è come dire utilissimo, in quanto il granchio non va a mangiare il granchio, quindi comunque la minutaglia in generale non va a mangiare il granchio. La probabilità di catture delle orate, mi riferisco chiaramente, aumenta in base a quanto si sta in spiaggia, ovviamente. Quindi io consiglio, per chi vuole fare qualche bella cattura di orate, soprattutto in questo periodo, che è uno dei periodi migliori, a cavallo tra fine settembre, ottobre, novembre e anche i primi di dicembre, di fare sia all'alba, quindi arrivare a buio, e il tramonto, quindi andarsene a buio. Questo ovviamente aumenta di tanto la percentuale di probabilità di poter catturare qualche bella orata. Perché? Perché noi siamo qui a cercare le orate da record, non le oratelle. Che attrezzi sto usando, o meglio che stiamo usando comunque? Attrezzi principalmente potenti, quindi non delle beach. Ci sono delle spiagge in cui si fanno la cattura delle orate anche con le beach, ma non è questo caso. Qui bisogna usare canne potenti, quindi come grammatura da 160 grammi in su fino ad arrivare a 250 grammi. Come in questo caso l'idrogen, la nuova idrogen evoluzione. Abbiamo parlato tantissimo di questa canna, però è sempre bene continuare a parlare di questa canna, perché nella sua categoria, quindi una canna potentissima, è una 250 grammi, per una lunghezza di 4,20 metri, quindi unica soluzione, è tra le canne più sottili, che se non la canna più sottile che c'è in commercio.
Considerate che pesa 440 grammi. Sembra veramente una canna da bici, ma non lo è. È una canna veramente potentissima, adatta a questo tipo di pesca per fare veramente lunghissime distanze, adatta all'uso dei trecciati, ma anche adatta all'uso dei nylon sottilissimi. Realizzata con un nuovo carbonio CXN, quindi nanotecnologie, Twisty Free AX Joint. Hybrid tip, quindi il bettino in carbonio pieno innestato su un sottovetta tubolare, perché nonostante tutto è una canna potentissima, vi avvisa delle tocche veramente più timide, dei pesciolini più piccolini. Anelli SICK Sea Guide. Quando dico SICK sto a dire che la pietra è in silicio, quindi attrito veramente bassissimo, adatta all'uso dei trecciati, adatta all'uso di nylon molto sottili. Profilo K antigroviglio, trattamento PVD, quindi un trattamento contro la corrosione, contro la salsedine, doppie legature. L'anello non poggia sulla canna, ma poggia su un letto di legatura dove viene poggiato e incollato l'anello, un'ulteriore legatura addosso. Il Twisty Free, come in tutte le novità di casa Trabucco, è stato allungato al secondo elemento. Il Twisty Free è una lavorazione al carbonio che fa sì che la canna non abbia torsioni in fase di lancio, quindi abbiamo un attrezzo più preciso e che chiaramente ci regala qualche metro in più. Abbiamo tanto parlato di questo cavallo di battaglia, veramente, perché è un mulinello a mio avviso mostruoso, adatto per il surf ma anche adatto per il volentino. È veramente potente, gira, l'avevo già detto, su 7 cuscinetti a sfera, tutti in acciaio inox a doppia schermatura, ma la novità assoluta è la manetta, la manovella. La manovella si avvita direttamente sulla ruota di comando, quindi chiaramente la meccanica migliora, rende il mulinello più fluido e ancora più potente. Abbiamo fatto rivedere l'orata catturata da Salvo, abbiamo fatto rivedere l'orata catturata da Riccardo, ora tocca pure a me fare vedere un'orata catturata sempre in questo posto. Allora, stiamo pescando noi con la nuova Supernova GR, in questo caso la 160 grammi, 4 metri e 70. Ricordiamo che di questa canna ci sono tre versioni, la 130 grammi, la 160 e la 200 grammi, e in due misure, la 4 metri e 30 e la 4 metri e 70. È costruita con i nuovi carbonio CXN, è dotata di Twist Free e X-Joint allungati nei pezzi, quindi modificata rispetto alla precedente, ed è una canna che ci consente di pescare con piombi da 125-130 grammi sulle lunghe distanze. Con questa canna la 4,70 m è una delle canne che riesco a sfruttare di più, anche perché è una canna morbidina e riesco a sfruttare piombi anche leggeri per poter tirarli anche a distanze superiori ai 130-140 metri. È una canna spettacolare, è facile da usare e da gestire, e in questo tipo di spiagge riesco a lanciare anche col piombo sospeso, perché non potendo appoggiare il piombo, questa che è una 4,70 m mi aiuta tantissimo. A questa canna abbiamo abbinato un mulinello leggerissimo, il Cast Force CX8000. Il mulinello pesa intorno ai 500 grammi, è tutto costruito in carbonio ed è dotato di bobina in alluminio, e si possono avere delle bobine di scorta in teflon che sono ancora più leggere. Ricky, andiamo a guardare, ora andiamo a vedere, abbiamo fatto vedere gli inneschi dei granchi, adesso facciamo vedere l'innesco del bibbi. L'innesco del bibbi. E solo dopo andremo a vedere questa orata da record.
Adesso vediamo dei tipi di inneschi di bibbi. Dico, tutto è in funzione anche alla dimensione del bibbi. Questi sono dei piccoli bibbetti e quindi noi, come dire, per rendere l'innesco ancora più gradevole, più visibile, almeno io faccio un innesco particolare che vi faccio vedere subito. Vedete, sono piccolissimi. Tra l'altro c'è anche un po' di mangianza, quindi dura in acqua veramente poco. Uno lo inseriamo sul lago, nel lago. Poi prendiamo un altro bibbetto piccolino, lo teniamo così con le dita. Prendiamo un po' di filo elastico e cominciamo a fare dei giri. Io alcune volte addirittura ne metto tre, però in questo caso ne metto due perché sennò poi viene penalizzata anche la distanza di lancio. Ci sono quelli che addirittura usano il bibbi di coffa. Che differenza secondo te c'è sostanziale tra questo bibbi e quello di coffa? Allora, il bibbi di coffa o il bibbi di chioggia, perché quello è molto più duro, molto più calloso e poi sono giganti. Quindi per le lunghe distanze non sono indicati, però questi grossi vengono fatte le cosiddette caramelle, non l'abbiamo qui quindi non ve lo possiamo fare vedere, però è anche un esco micidiale, certo, in assoluto. E questo è un innesco veramente bello e gradevole. Stiamo usando dei diversi ami, la serie Schinken, che ha una curva un po' più rotonda rispetto alla serie Sashi, ma rimane il fatto che comunque sono due ami ottimi, soprattutto sono due ami robusti a becco d'acqua, l'amo che ci vuole per la pesca alle grosse orate. Okay. Io oggi per le orate comunque sto cercando anche con le canne leggere di ridurre il diametro dei fili, sto usando l'XPS Ultra FC403 della misura del 25, un amo leggermente più piccolo e metto anche un singolo bibbino di questi piccoli qui per cercare di invogliarle nel sottoriva, nella speranza che magari si attacca qualcosa. Però noi stiamo parlando, stiamo spiegando un pochettino come pescare. Il nostro amico lì è seduto, bello, tranquillo, e intanto è lui che ha battuto il record. Alla fine l'orata non è arrivata. Dal vivo non è arrivata. 12 ore che siamo in spiaggia. Esatto. Ma del resto la pesca all'orata è questa qua. Il record era di 4,2 kg. In questa spiaggia, sì. La tua orata quanto pesava? La mia orata alla fine pesava 4,5 kg. Quindi ha battuto il record di 350 grammi. La ripresa l'ho fatta io col telefonino, scusate se sentirete diversi bip, ma l'emozione era veramente grande. Eravamo veramente emozionati. Sì. A orate, come diciamo noi, chi la prende, perché poi insomma alla fine cambia ci vuole ben poco, anche fortuna. Infatti. Fortuna relativamente, perché comunque bisogna stare tutto il giorno, quindi poi vieni premiato col colpo di fortuna. Bene, però questa fortuna alla fine te la vai a cercare. E quindi vi lasciamo all'immagine di questa bellissima orata catturata da Vincenzo. Mio figlioccio Palmeri, Vincenzo, in azione con la sua crepitteria, è un oratone in canna. Abbiamo fatto una battuta alle orate, avevamo deciso di smontare e come sempre il tramonto è micidiale, quindi ci sono. Vediamo che la punta si riesce a inquadrare e insomma siamo col buio, quindi sei vicino, eh? No, qua quasi arrivato giù. Dai. Bella! Oh, è enorme! Compa, è enorme, mi raccomando! È enorme. Vedi che è stremata comunque, già lo vedo che è mezza stremata. Come un altro filo? Ma io quant'è? Figlioccio è gigante! Ragazzi, è gigante! Prendi, è gigante! Vado! Andiamo! Vai, che Maria! Un animale questo! Maria! Non puoi esagerare, ma siamo per 4 kg, ragazzi! È un mostro, ragazzi, spettacolo! Un mostro. Favoloso, bellissimo, ragazzi! Complimenti, Vicio! Grazie! Dettagli! Bellissimo! Lancer 8000! E Crypteria 200! E Crypteria 200, ve la ragazzi, facciamo vedere perché... Ragazzi, è un mostro, è tutta ragazzi! Da vedere.
ho il cuore a 2000. Bravo Pio, minchia, io che non l'ho recuperato ho il cuore a 2000 perché ho capito che era un cane. Ragazzi, ho il cuore a 2000, bellissimo. Va bellissimo bene. Pesce. Ricky, questa è l'ultima puntata di Passione Surf Casting di quest'anno. Abbiamo voluto chiudere col botto, grazie all'orata catturata da Vincenzo. Spero che vi siate divertiti. Ringrazio Vincenzo Palmeri, Riccardo Miserendino e un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Alla prossima. La canna, cretino, la canna, la canna, la canna, la canna. Sei un deficiente. Ci sei caduto però, minchia, sono un attore vero, eh? Questo è il vero segreto per prendere le orate da record. Dormire. Non è vero che chi dorme non prende pesci. No, no, non è così.